E ragazzi, al secondo video di oggi, ve l'avevo detto, oggi per forza di cose è giornata piena, intensa, ricca, e quindi ho deciso di prendere due compari e portarveli qua. Li conoscete tutti, Kino, Lello, bentornati su questo canale, su queste Ciao, mi era mancato. reti. Ti era Mi era mancato. mancato. Tra l'altro, Kino mi fa: no, guarda che facce che abbiamo, una settimana di video. Invecchiato. Beh, voi avete mai fatto una settimana così a livello di video, di... No. No, di video no, di impegno su YouTube no, però a livello emotivo io credo che anche la settimana di Ronaldo, ecco. Però sai qual è la differenza? È che lì facevo il bagnino. Ma Quando c'è anche una facevo. grossa differenza, c'è una grossa differenza. Lì erano 3 mesi estivi di calciomercato, queste non ti dico neanche un mese invernale, una Ma questo settimana invernale. è un concentrato di calciomercato, perché si è condensato tutto nell'ultima settimana, anche quello che ci ha destabilizzato, ecco. Loro hanno preso Anzi, un frullatore. mi stupisco come da ieri la Juve non abbia ancora preso nessun altro, ho fatto qualcosa. Beh, allora... No, Che poi tecnicamente ha preso Gatti. Dopo appunto, dopo Gatti. Gatti, oh, c'è da dare giù una Perché? mossa, eh. Scusa, Mbappé, quando è che lo annunciamo, Mbappé? Arriva, eh. Me l'ha detto Guarda, io sono convinto che la vera vittoria sarà l'uscita di un giocatore e basta, che puntualmente non arriverà. Romeo. No, beh, dai, in questi secondi Sì, sembra... ma Luca, ogni secondo dicono: ah, prima c'è l'Aston Villa, poi il Newcastle, poi c'è il Il Southampton, Wolverhampton ieri, capito? Allora, io credo nei Ranger di Glasgow. Io ma io non credo in lui, purtroppo. ci credo, io ci credo. Anzi, magari questo video uscirà con già l'annuncio e Kino verrà preso per il culo dagli utenti qui sotto, giustamente. Sì, giustamente, ma io sarei il primo felicissimo, è che ormai è stato accostato più o meno a 15 squadre, puntualmente l'epilogo è sempre stato quello. Se non accetta l'Inghilterra e va a accettare i Celtic, no, i Rangers, che cazzo che è, io Madonna, sono non mi contento. ricordo qual è la squadra I esattamente. Rangers, i I Glasgow Rangers. Rangers. Io so solo che è contento, però Beh. è normale che la pensi negativamente, perché comunque ci sono affacciate anche squadre interessanti. A quanto pare c'è anche il Newcastle, che forse potrebbe essere quella un pelo più appetibile. Però, sai, il Burnley, il Crystal Palace, c'erano tutte queste squadre qua. Dopo che dà un sacco di no a queste squadre, hai anche dei dubbi, ecco, sul E fatto che vada ben proprio fine col Glasgow Rangers. che proprio non c'è ormai praticamente il minimo margine di manovra, praticamente saltano loro, dovessero saltare loro. Va bene, lasciamolo da parte questo simpatico signore che veste la casacca numero 8 della Juventus. Mettiamolo lì in un angolino e proiettiamoci al passato. Noi abbiamo fatto un video qui, c'era anche Romeo, un mesetto fa, una roba del genere. Aveva le facce da funerale, pensieri negativi. Poi ne abbiamo fatto uno sul canale di Kino. Kino mi chiedeva: ma la luce in fondo al tunnel? C'è una luce in fondo al tunnel? Non la vede nessuno. Io ti avevo No, dato una risposta e però. nessuno aveva visto quel video perché ti ricordi i problemi che ha avuto? No, no, ne avevamo fatto un altro sempre con Lello e Romeo, no? Ah, è Era... vero, sì, è vero. E lì io ti È avevo vero, dato è una vero. risposta e ti ho detto: guarda, l'unica luce in fondo al tunnel che vedo è Locatelli. Cioè, sul mercato l'unico acquisto che abbiamo fatto fino adesso programmato è stato un acquisto davvero funzionale. E se ci pensi, quella era stata la mia risposta. Col senno di poi, un mesetto dopo, direi che abbiamo seguito quella linea. Là parlavamo di Cavani, forse Witsel, roba di questo tipo. A me Si fa siamo ridere. concentrati Sulle pezze, loro hanno comprato direttamente il pantalone nuovo. Invece... A me fa ridere quest'altro col caffè in mano che sorseggia nel mentre. A mezzogiorno si beve un caffè, quest'altro qua. Proprio Ragazzi, un risucchio. è Potevi sempre un buon momento per il caffè, quindi... offrircelo anche a noi comunque, eh. Potevi portarcene un paio. No, dai, torniamo su questo concetto qua. Quanto ha sorpreso la Juventus? Tanto a maggior ragione dopo le prime 3 settimane. Madonna! E poi, come dicevo ieri sul canale di Seawolf, se si può dire. Perché No, no? No, no, non si può dire Seawolf, non ditelo! ok. La cosa veramente incredibile è che, ok, tutto è nato da Vlahovic, perché poi tutto il resto è stato non una conseguenza, però è avvenuto dopo.
tutto era partito 2 ore prima aver fatto 0 tiri in porta contro il Milan. Davvero? Cioè, questa è una cosa che probabilmente mi rimarrà sempre. E poi tutto quello che è successo dopo è stato semplicemente una settimana di delirio, probabilmente. Ma perché voi vi ricordate che siamo nel mezzo di una pausa nazionale? Cioè, perché io me lo sono ricordato stamattina, eh? Stamattina ho detto, figa, ma ragazzi, si gioca col Verona. Penso aver avuto però sti impegni in un contesto di partito ogni 3 giorni come ci spetterà. Era un massacro. Biglietti del Verona! Beh, la prima di Vlahovic la volevo vedere. Hai fatto bene, direi. Oddio. Direi che hai fatto bene. E lei, no, te... secondo me gioca come ha giocato Higuain con la Fiorentina e l'ha risolta. Higuain però è subentrato con la Fiorentina, Sì, però era preparazione, okay. Era preparazione estiva e quindi il casino è proprio quello. Sì, è vero, anche quello è invece vero. Qua siamo in pieno slancio, è vero. Cosa mi dici, Lello, di questa Juventus che boom? Io ero partito da non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Adesso È stata sorprendente. Pensa che arriva bene, ha detto: ah, oh, non ci saranno colpi di teatro. Che bugiardi! Pensa se l'avesse anche pronunciata quella parola: faremo dei colpi di teatro. Cosa ci aspettavamo, ragazzi? Però per nuovo, mezza squadra nuova. Lì voi cosa? Perché io mi ricordo che facevo i video quando Allegri diceva il 99% di Milan così, arriva bene, niente colpi di teatro. Io dicevo, ragazzi, non fida, ma non credeteci, non dovete crederci. La gente mi diceva, ma no, hanno detto così, vedrai che è così. Voi che posizione avevate all'epoca? Dicevo, ma non ci possiamo credere che rimane. Poi ovvio che abbiamo esagerato, però. No, è stato bello perché inaspettato. Penso, sai, il colpo Vlahovic lo apprezzi di più quando non te lo aspetti, perché se te lo aspetti, stai là, sei guardingo, che aspetti solamente quando la Juve... Come Locatelli. Là. Esatto. Sai non che arriva. Apprezzato come Vlahovic, però se Locatelli fosse arrivato a sorpresa come è arrivato Vlahovic... ce lo saremmo gustati un pelo di più, secondo me. E Vlahovic è arrivato in maniera inaspettata. Secondo me, hai detto bene, la partita col Milan è stata la chiave di svolta interna dalla dirigenza sul anticipare bene la programmazione e prendere quei giocatori che alla Juve servivano. Sono andati dritti su Vlahovic perché c'erano i presupposti, perché poi d'estate sappiamo benissimo che sarebbe stato un casino prenderlo. Certo. E quindi anticipi questa cosa, sai già che col Milan hai fatto 0 tiri in porta e che ti serve qualcuno su cui focalizzare l'attenzione là davanti, perché cambia avere un punto di riferimento a certo. Non avere un punto di riferimento, cambia anche il modo di giocare dei compagni. Poi sei riuscito a fare 2 operazioni in uscita meravigliose, hai preso anche Zaccaria, hai sublimato questa insomma, sessione di mercato. La Juventus ha lavorato veramente bene. La cosa che mi piace è che è andata dritta al punto, nei punti nevralgici più delicati, dove insomma ci andava messa a mano prima possibile per cercare di salvare il salvabile. Ma quindi... poi novità, nel senso che è vero quello che dici te nei punti, ma intervenendo con le caratteristiche che chiedeva l'allenatore. Esatto, che intendo questo. Erano anni, ma quant'è che ripetavamo questa filastrocca? Ormai era un ritornello. Io mi ricordo... quando si parlava di Sarri mi si diceva Sarri bisogna cambiarlo. Sì, ma Sarri, hai preso Sarri, non gli hai fatto il mercato gli ultimi anni di Allegri che voleva cambiare la squadra e gli prendevi i parametri zero. E va bene Ronaldo, perché c'è stato Ronaldo, però se ci ricordiamo Ronaldo è stato un processo di interruzione del 4-2-3-1, perché per le ultime 2 stagioni andava avanti a comprare e a giocare 4-2-3-1. Ronaldo cambia tutto, riparte da capo. Sarri non gli fai la squadra, Allegri quest'anno lo prendi, non gli fai la squadra, Pirlo anche lui non sapeva che squadra volesse fare in realtà, perché ha mai allenato. E adesso torniamo sul processo di crescita dell'allenatore, al centro del progetto. Quindi, però qua nasce un dubbio, perché noi fino adesso abbiamo giocato 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-1-1, quello che volete, e adesso senza Chiesa, Kulusevski? Ma è possibile secondo me un 4-3-1-2? Un 4-3-1-2 potrebbe essere una di quelle scelte, con un quadrato anche terzino, ecco. Mm-hmm. Altrimenti si passa anche a 4-3-3, perché io Morata lo vedo come esterno. Io la cessione di Kulusevski e un Morata esterno, buttala via, secondo me è un'opzione. Io l'auspicavo anche da prima, in realtà, nel senso che se prendevamo il classico puntero, Morata sull'esterno, nelle ultime 2 partite dove si è trovato in quella posizione ha fatto ben 2 assist, uno a Locatelli e l'altro da sinistra che non mi ricordo a chi caspita l'ha data, a McKennie, però, con la Supercoppa con l'Inter.
esatto. Quindi è uno che secondo me sa usare bene tutti e due i piedi. Morata, anche in un 4-2-3-1 o in un 4-3-1-2, Morata te lo puoi sfruttare così, tanto ci rimane sul groppone. Altrimenti, se vai per via centrali, usi tre centrocampisti con Zaccaria mediano-basso, McKennie barra Arthur e Locatelli, Dybala dietro Morata e Vlahovic. Perché ora ci si aprono troppe opzioni. Cioè, ci rendiamo conto che ragionavamo sul cedo Morata, allora sostituisco, cedo Arthur, allora sostituisco. No, rimangono, aumenti il tasso qualitativo della squadra, il tasso numerico della squadra. E quindi ora, cioè, puoi giocare una partita 4-3-3 se non gioca Dybala. Puoi giocare una partita 4-2-3-1 se non gioca Morata. Puoi giocare con Locatelli Arthur. Puoi giocare con McKennie tra lì. Hai mille modi adesso. Infatti veramente. Credo che l'incastro giusto di tutta questa vicenda sia stato proprio Zaccaria. Noi pensiamo tanto a Vlahovic perché ovviamente è il colpo che ci abbellisce là davanti, che ci dà qualche speranza su una problematica del conversion rate nota, che non segnavamo. Nota. Però Zaccaria è quell'uomo che ti dà l'equilibrio, perché a noi mancava uno che sapesse ricoprire posizioni di campo ampie, ma che sapesse anche giocare il pallone, perché là avevi Bentancur che nella parte di regia bassa, che non significa il verticalizzare a 50 metri, significa smistare la palla subito per la prima costruzione, era molto limitato. Zaccaria, da questo punto di vista, è ottimo. Io credo che andrà a fare tipo, con le dovute proporzioni sul valore assoluto del giocatore, il Casemiro della situazione. Ma infatti chiedo sganciare quelli là. Qua lo chiedo a te, nel senso, noi non abbiamo mai avuto con Allegri in panchina un giocatore come Zaccaria, perché il primo Allegri c'ha Pirlo, il secondo Allegri c'ha Marchisio, poi arriva Pjanic, quest'anno c'era Locatelli. Zaccaria è un inedito, eh? Zaccaria è come quasi Conti del Cagliari. Ok, all'epoca quando allenava il Cagliari. Sì, utilizzato come mediano basso là. Bravo nella prima costruzione, bravo anche nello strappo e quando serve, ma soprattutto molto bravo nel recupero palla. Spero che prenda meno ammunizioni di Conti. Vorrei parlare per caratteristiche. Lì, se vi ricordate, quel Cagliari giocava 4-3-1-2 e il trequartista era Kossu, che aveva fatto assist e stagione, era convocato in nazionale addirittura, mi pare, un paio di volte. E quel Kossu lì, lo vedete come Dybala? Sì. Speriamo un po' meglio Paolino, No, ti parlo di atteggiamento. Certo. Come funzionalità lì, sì. Perché poi il primo Allegri, il rombo lo fa davvero, ti porta a Berlino, e l'unico ruolo davvero che gli manca era il trequartista, che va a fare Arturo Vidal, che per finta, molto per finta. Quindi dite davvero che la strada è quella lì? Perché io ci ho pensato anch'io, Secondo me sì. Ah, non ti escludo neanche il 4-2-3, il 4-2-3-1, non te lo escludo, totalmente. Però non hai quei ricambi. Vabbè, hai Cuadrado, Morata, Bernardeschi, per ora, che puoi usare. E Giovanni Albanese mi ha detto a che? Perché anche a che. Ha detto, ormai considerato la prima squadra, questo, nel senso. Però lì, purtroppo, secondo me ci sono i precedenti. Cioè, se lo devo considerare prima squadra come Caio Giorgi... Certo, sì. No, io spero che si passi... Guarda, ti dico, il 4-3-1-2 è più che un'opzione, ma il 4-2-3-1 è anche più futuribile, perché poi ti torna a Chiesa e quindi di conseguenza dovrai cercare di dare anche sfogo... Una continuità iniziare già... Esatto. Già che dopo ti torna lui e che ti dà qualcosa in più... Però se giochi anche con quell'assetto, secondo me si può fare bene. Morata, ripeto, secondo me 6 mesi da esterno li può fare alla grandissima, così. Però anche lì, vedi, in un qualche modo torna il discorso della futuribilità. Perché, per esempio, in questo contesto di 4-2-3-1 ci sono due giocatori al momento, uno in scadenza e l'altro che non rinnoverai. Certo. Quindi anche lì... Vero. Però poi ti chiedo, Chiesa, dove lo metti dopo? Due in scadenza sulla carta, pardon. No, ma infatti guardate ragazzi, questo mi sembra, non dico il problema, ma il calco dei ragionamenti che facevamo con Sarri, perché Sarri quando arriva ti dice la mia squadra gioca 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, poi che ce ne sia uno tra le linee o che ce ne siano due esterni, non importa, perché comunque i principi di gioco saranno quelli, i medesimi, quindi possiamo ipotizzarla davvero una Juve difesa 4 sempre, 3 centrocampisti e poi che allarghi i giocatori o che stringi Dybala, magari anche nei momenti della partita, magari ci saranno i momenti in cui Dybala ti fa l'ala destra, no? Sì, quelle sono anche molto considerazioni che facciamo noi, partendo dal presupposto che se giochi con un modulo è così, mentre è invece poi cambia tutto. Che non è vero. Chiaro. E la provocazione di difesa 3 però, la vedete? Dato che non abbiamo esterni, no?
Per me Bonucci e Chiellini non ti danno garanzia. Secondo me è più facile che si vada a inventare a volte Zaccaria stile Emre Can. No, ma io vi parlavo anche per Danilo, perché Danilo... Perché Danilo, se giochi 4-3-1-2, tu devi avere i terzini che spingono tantissimo perché non hai la copertura delle ali, e quel lavoro lì te lo devono fare le mezze ali, e quindi lasciano i corridoi liberi per i terzini che vanno ad attaccare, un modulo molto offensivo il 4-2-3-1. Io credo invece che sia più azzeccata ciò che dice Chino. Okay, ovvero no. Che saluto pensare. Zaccaria in fase difensiva che si abbassa quando il terzino è alto e fa una difesa a tre. Che l'abbiamo visto fino adesso comunque con Locatelli e Artur, la famosa salita alla Volpiana, dove si allargavano i centrali, scendeva uno e facevi 3-5-2, alla fine era, o 3-4-3 che dir si voglia, era un po' quello lì. Quindi insisteremo su questo concetto di trasformismo durante la partita, che alla fine aveva iniziato Pirlo l'anno scorso molto più, con più frequenza, invece quest'anno siamo un po' più liberi di farlo solo in determinati momenti. Beh, Allegri ci ha abituato così a cambiare tanto a partita in corso, spostare un giocatore, fare determinate situazioni in base ai momenti anche della partita stessa. Ciò che auspico io nel cambiamento della Juventus è di avere una squadra più equilibrata, specie quando andiamo a subire i contropiedi, che spesso eravamo molto sfilacciati, che saltate le linee di pressione, un pelo di paura ce l'avevi nell'accompagnare l'azione anche, perché ricordiamo che tante azioni spesso vediamo i contropiedi con una conduzione di palla fine a se stessa, perché non c'è nessuno che accompagna, c'è il portatore di palla che ti inventa o la giocata, altrimenti poi deve tornare indietro, oppure palla persa. Quindi sistematicamente io mi auguro che Zaccaria dia quel tipo di equilibrio, sia offensivo che difensivo. Certo. Chino, in Sardegna, al matrimonio di Lello, mentre eravamo in mutande a bere delle birre, a mangiare delle patatine in camera, robe del genere. Mamma mia, che scena! Che scene incredibili. Abbiamo fatto quel video sul tuo canale dove parlavamo della rincorsa Champions. Sì. Io lì ufficialmente mi sbilancio e vi dico, io fino al 28 di febbraio, non dico più niente, dico è utopia, perché sennò siamo qua tutti i giorni a cambiare a seconda del risultato. Rimango di quell'idea, non vi dico niente, però dopo questo mercato la mia idea si è evoluta di un pezzettino, e cioè che oggi non puoi rimanere fuori dalla Champions, oggi non puoi. Cosa mi dite sulla rincorsa Champions? Ah, che c'è poco da dire. Io l'ho sempre detto, non ho problemi a ripeterla anche qui, da questo punto di vista io Vlahovic lo vedo molto come uno lì in ottica Champions. Anche perché tanto l'attaccante l'avresti dovuto prendere, e non andare in Champions significa perdere, facendo la differenza tra ricavi Champions e ricavi Europa League, diciamo 50 milioni almeno. Quindi sta a significare che tra investimento che avresti dovuto fare e soldi mancati dalla Champions League, probabilmente è decisamente superiore a quello che è sborsato andando a prendere Vlahovic. E sì, cioè onestamente da questo punto di vista non penso ci siano tante scuse ormai, anche con Zaccaria, è un giocatore che insomma ti toglie qualche alibi che prima avevi a disposizione. Possiamo dirlo a pieni polmoni quindi, che Massimiliano Allegri oggi non ha scusanti con questa rosa qua. Adesso io vi parlo di almeno quarto posto per un discorso di quello che ti sei mangiato prima, perché secondo me ha senso fare un calendario da oggi, da quando arriva Vlahovic e Zaccaria, alla fine puoi vedere chi fa più punti, un mini scudetto, se poi siamo addirittura quelli che fanno più punti, coerenza sul fatto che con una squadra del genere stai facendo bene, però ma proprio perché è il minimo sindacale per la classifica che è oggi, quarto posto e non ci sono alibi, Non ci sono alibi, io l'ho detto già qualche tempo fa, solo con Vlahovic addirittura, che ha detto la qualificazione in Champions doveva essere non è il minimo sindacale, deve essere l'obiettivo. Oltretutto ricordo che dopo il Verona abbiamo uno scontro diretto importante che già ci darà tante indicazioni, perché con la Dea, con l'Atalanta lì a Bergamo, e io onestamente puoi commettere il fatto falso, Io onestamente Lellone ci metterei anche proprio Verona e Toro, cioè metterei proprio il trittico, perché sono 9 punti, cioè, che possono pesare tanto. Col Verona hai perso l'andata, tra l'altro, quindi occhio che il Verona E la cosa curiosa è che vi ricordate che subito dopo il Milan si diceva cazzo, Tudor ha 2 settimane per preparare la partita contro la stessa Juventus, perché
non senza Locatelli. Non c'è neanche Locatelli, infatti, vero. No? E che li conosce tutti quelli che ha già allenato l'anno scorso, sa tutto. E però invece... già queste due mosse ti spariano un pochettino, cioè tre, perché appunto. Quindi, tra l'altro, con la cessione di Kulusevski andiamo a perdere quel giocatore che negli ultimi anni, sia Allegri che Pirlo, negli scontri diretti in cui ammettevano a loro stessi di essere sotto, mi riferisco all'Inter, vai a fare quel lavoro di copertura a uomo su Brozovic. È vero. Noi l'Inter ce l'abbiamo da affrontare tra poco e non avremo più questa opportunità di dire me la gioco un po' più conservativa, perché a meno che tu quel lavoro non lo vada a chiedere a Dybala, che secondo me fa molta fatica a farlo quel lavoro di Dybala. Significa anche consapevolezza che la Juve adesso farà quel passettino in più, parlo internamente al campionato italiano, non parlo da Champions, perché è ovvio che se vai a affrontare, che ne so, il Bayern Monaco o il Liverpool, penso che tu non te la possa giocare a viso aperto, ma internamente al campionato italiano oggi si dice me la gioco con tutti. Non c'è più il discorso di non mi fido, mi copro, non faremo più la partita col Milan, per dire. No, e non voglio più vedere Dybala basso, perché Dybala basso adesso con questo contesto, con un Zaccaria che ti sa giocare la palla, che ti dà quell'equilibrio, con un Locatelli un pelo più sganciato avanti, con Arthur, la palla lì deve arrivare, dove è Dybala, nella zona di competenza di Dybala dove siamo abituati a vedere Dybala. Anche perché c'è gente in grado di farla arrivare. Appunto, sì. Altra cosa, io credo che sia Vlahovic che Dybala possono trarre vantaggio in maniera reciproca uno dall'altro. Certo. Perché Dybala le stagioni migliori le ha fatte secondo me con Higuain e Mandzukic come punto di riferimento. E io ti aggiungo Morata. Io ti aggiungo Morata, perché oggi Morata non è più obbligato a far gol. Tutte quelle critiche gli sono piovute addosso in questa stagione. Non fa gol. E certo, Morata non te l'ha mai fatto, ma oggi si può sbattere veramente per la squadra, si può sbattere per far segnare quegli altri, è il giocatore di equilibrio, di sostanza, di sacrificio, quel giocatore che Allegri ha sempre visto all'interno della Juve, in Mandzukic, ma anche banalmente l'ultimo anno con Ronaldo, quando Allegri trova la quadra, nella prima parte di stagione gioca Bernardeschi nel tridente con Ronaldo e Mandzukic a destra, poi toglie Bernardeschi, mette Dybala, lo mette tra le linee appunto nel 4-3-1-2, e questa secondo me sarà un po' il modo in cui se la giostrerà, ma Vlahovic e Morata secondo me saranno i due attaccanti che più vedremo in assoluto insieme, proprio perché giocheranno l'uno per l'altro, poi se sarà tridente magari inserirà davvero Bernardeschi, se sarà rombo inserirà Dybala, ci sarà questo giochino qua secondo me. A me piacerebbe, ripeto, vedere sia Cuadrado che Morata, che Dybala, che Vlahovic tutti insieme. Certo, nel 4-2-3-1 dice, cioè, detto, Morata come esterno a sinistra, sì, Cuadrado a destra, dietro la punta Dybala con Vlahovic, perché secondo me, ripeto, io ricordo il 4-2-3-1 per esempio con Mandzukic a sinistra, Dybala in mezzo, quello con cui abbiamo battuto il Barcellona, certo, nel famoso 3-0 eccetera. Là, secondo me, la Juventus giocava bene, perché tutti noi abbiamo in testa quella partita. Quella Juve di Allegri giocava bene. Certo, ognuno aveva il suo posto, cioè Dybala non doveva fare 60 metri di campo per arrivare nella porta avversaria, giocava lì davanti, le palle arrivavano, c'erano gli inserimenti delle mezze ali, c'era gioco, e quindi c'era tutto, c'era solidità, c'era veramente equilibrio. Secondo me bisogna tornare a fare quel tipo di lavoro là. Oltretutto Allegri non può gestire la squadra, ma deve allenarla tanto, secondo me, a livello situazionale, perché sono tanti giovani, non è che hanno l'intelligenza di capire e finché la barca va lasciala andare. Secondo me sono giovani di esperienza, questi sono proprio i profili che vuole Massimiliano Allegri, quelli che hanno già della conoscenza calcistica arretrata, che verrà arricchita nei contesti che vuole la Juventus, l'allenatore della Juventus. Però ti dico, col 4-2-3-1 come l'hai disegnato te, addirittura ti mangi due centrocampisti, cioè banalmente rimangano fuori McKennie e Arthur, te la butto lì perché la mediana è Locatelli e Zaccaria, e davanti ti rimane fuori eventualmente Bernardeschi, eventualmente Ken, e dietro ti rimane fuori Danilo. No, ti sto dicendo, capisci quanta abbondanza inizia a esserci, quanta qualità in tutti i reparti, con dei criteri secondo me. Cioè Ken rimarrà la riserva, mi viene da dire Rabiot rimarrà la riserva, se arriva Nandes c'hai anche quell'opportunità lì, McKennie che fino adesso è stato un giocatore penso imprescindibile, non so, magari te lo giochi tra le linee ancora da una parte con Cuadrado alto dall'altra, cioè hai un sacco di opzioni, cioè ne hai tantissime. Io sono contento, noi stiamo ragionando sempre sul davanti, perché però ti è arrivato Zaccaria,
Certo. Il centrocampo non ti fa da mettere, cioè ora stiamo parlando di mettere tanto potenziale offensivo là davanti, perché sai di essere coperto dietro. Ma ragazzi, ma Locatelli quanto ne va a beneficiare della presenza di Zaccaria? Speriamo. Ma sì, ce l'abbiamo visto in queste partite in cui ho giocato con Arthur. Cioè, Locatelli Arthur funzionava non perché Arthur è il super, non perché Arthur è Pirlo, non perché Arthur è Xavi, ma perché Locatelli, senza quel bisogno di fare determinate cose, con qualche metro più avanti, ecco, la Roma ti fa gol, con la Roma ti fa l'assist, l'apertura su Quadrado per il gol di Kulusevski, cioè ti fa della roba negli ultimi metri Locatelli, che con la Sampdoria recupera pallone ai limiti dell'area di rigore della Sampdoria e fa gol Dybala, sì. Cioè ragazzi, ma Locatelli più avanti e Zaccaria è quel giocatore lì che serviva Locatelli, quindi oltretutto Locatelli là davanti può fare anche con Zaccaria, ti puoi fare anche un buon pressing perché ti aiuta ad organizzarlo, certo. Uno alla Matuidi che ti tatticamente intendo, che nei movimenti intelligente, che ti sa coprire bene gli spazi, per cui ti dà e ti consente di provare più volte il pressing offensivo. Lo stesso Vlahovic, sì. Che non faceva Ronaldo, cioè uno dei più grandi problemi della Juve di Sarri, anche Dybala passeggia, no, quando faceva, però dico uno dei più grandi problemi della Juve di Sarri, che voleva giocare in pressing offensivo e giocare in avanti, difendere in avanti, era che Ronaldo quel lavoro non te lo faceva, E infatti Sarri cosa chiede a Ronaldo la prima volta che lo vede? Mi giochi prima punta là, non fai niente? No. E allora salta tutto, l'allenatore si deve adeguare a quelli che sono i giocatori, le richieste dei giocatori, le caratteristiche dei giocatori. Là però male, secondo me. Quella storia là. Quando vai allo York a chiedere a Ronaldo se va la prima punta, tu quando Ronaldo tu sei la prima punta, appunto. Ma sai che non funziona così, Lello. Purtroppo sai che non funziona così. Io sono d'accordo con quello che mi dici. Questi sono i risultati di Ronaldo da questa stagione. No, ma sono d'accordo. All'essere prepotente. Sono d'accordo. Cioè, nel senso, si è sbagliato. È quello che dicevo l'altro giorno con Giovanni Albanese. Buffon te lo dice chiaro e tondo. La Juventus con Ronaldo prende il top player, rinuncia ai valori che in questi anni l'aveva resa grande, di umanità, di sacrificio, di compattezza, di spogliatoio. Basta. Nuova era, voltiamo pagina. Tutti allo stesso livello. Cioè non c'è più nessuno più importante della Juve. E addirittura te lo stanno facendo capire con una linea durissima sul mercato. Guarda quella dei rinnovi. La linea dei rinnovi è durissima. La linea degli acquisti e delle cessioni è durissima. Ma banalmente, il Barcellona che vuole Morata, sì, io te lo do, ma mi dai quei 5 milioni adesso... Che avevo dato i 10 all'Atletico, me li dai adesso? Barcellona, Mimo, ma io la trovo l'attaccante. E poi forse te lo do, forse. Forse. E noi l'abbiamo dato. No, ma però capisci che è una linea completamente diversa dalle ultime sessioni di mercato in cui sembrava che ti venissero a rubare in casa. Sorprendente, ragazzi, perché fino a una settimana fa queste cose non le avremmo mai pensate. No, anzi, eravamo super critici e con ragione un pochettino, Ma certo, la situazione. Ma banalmente, quindi... la trattativa Locatelli, prima di questo discorso qua, ti sembrava un cazzo, però ci hai messo 3 mesi a prendermi Locatelli. Sì, però ci hai messo 3 mesi perché volevi quel giocatore lì, a quelle condizioni lì, stai portando avanti quella linea di coerenza sul mercato. C'è anche da dire un'altra cosa che tanti non capiscono. La ricapitalizzazione è avvenuta in autunno, certo. Quindi i soldi disponibili per poter fare queste operazioni qua sono arrivati dopo la sessione estiva. Nella sessione estiva non potevamo fare tutto questo lavoro. E neanche in quella invernale, perché erano previsti per la sessione estiva e fino al 2024. Abbiamo anticipati. Anticipati, e poi vedremo cosa succederà, perché... Però quindi... la mossa progettuale è corretta, cioè hai preso 2 giocatori funzionali, hai anticipato la mossa perché sai che devi salvare il salvabile di questa stagione, perché la qualificazione in Champions ti dà sostenibilità. Io credo che al di là di tutto la dirigenza abbia fatto il possibile. Poi adesso palla Massimiliano Allegri, ovviamente, certo. Che deve, il campo, deve portare il campo. Risultati, c'è poco da fare. Poi il bel gioco, le finezze arriveranno. Adesso ma anche no, cioè nel senso non è quello che cerca Massimiliano Allegri. Cioè Massimiliano Allegri non va ad allenare per dire, non è quello. Concretezza. Sostanza. E poi ti dico, all'interno di questa campagna acquisti, tu cedi 2 giocatori che per l'allenatore non erano insostituibili, non erano titolari fissi, non era... per una cifra alta, quant'è che non cedavamo giocatori a cifre alte? Infatti in tutto questo ho detto sì, li abbiamo tirati fuori subito, però li è appena ripresi in pratica. È quello lì che ti dico, tutto diverso, rispetto a un mese fa si respira un'aria differente, poi che sia stato un exploit, che sia questa cosa poi non avvenga, io non lo so. Però... vedi idee e azioni, non solo idee, ma anche azioni nel concreto, sia nelle cessioni, fare. Fatti pagare quei due...
fare. Hai agito, ti serviva l'attaccante, molti hanno detto costato troppo Vlahovic. Io credo che per come è arrivato ci è andato anche bene, perché nel senso hai urgenza di quell'attaccante, stai pianificando per i prossimi anni con Vlahovic, quindi è normale che vai a pagarlo tanto. Poi ripeto, secondo me parliamo dei primi 5 profili al mondo, di numeri 9 futuribili, perché io ci metto Haaland, Lewandowski, Benzema, poi chi? Bappé. Poi ci inizia a metterci Harry Kane, Vlahovic e questi qua. Però vedi Lello, di questa categoria, La nuova linea è questa. Kulusevski l'hai pagato troppo, sì, però Kulusevski è talmente giovane che se anche ti va male lo rivendi. De Ligt l'hai pagato troppo, sì, ma quest'estate magari si attiva la clausola, prendi 150. Vlahovic l'hai pagato troppo, sì, però non si svaluta. Se tu vai sul mercato a fare questi investimenti qua, non fai più l'investimento Higuain, l'investimento Ronaldo, che ti hanno messo in draghi di tela, che sono a scendere, a perdere, a fondo perduto. No, questi sono investimenti di una nuova linea di Juventus che li prova, li vede, se funzionano, se li tiene volentieri, se non funzionano, sai quante squadre ci sono che te li offrono perché sono più ricchi gli altri? Cioè, in Italia chi te li dà 60 milioni per Kulusevski e Bentancur? In Italia. D'accordo. Oltretutto, secondo me, a livello di ingaggi ci siamo tenuti abbastanza bassi, perché dare 7 milioni a Vlahovic ci sta, ma dare 3 milioni per esempio a Zaccaria, un giocatore che era in scadenza, che non te ne va in bagarre con altre squadre che magari offrono anche di più, è una mossa saggia, intelligente, perché anche Zaccaria ti risulta vendibile. Poi 7 milioni li ammortizzi. Ma certo, dai, diciamo, ma banalmente, banalmente per concludere e riagganciamoci a Ramsey dell'inizio, tu lo stipendio di Vlahovic lo paghi salutando Aaron, dicendogli ciao. Non dire salutando Aaron, perché Aaron significa che c'è quella confidenza, salutando il signor Ramsey. Io allora, umanamente, che l'ho incontrato un paio di, o due o tre volte, non mi ricordo, è sempre stato eccezionale. Ragazzo anche molto timido, e sotto questo punto di vista io non posso dire niente. Poi quello che è successo, anche io l'ho incontrato una volta al Gym Medical, ci ho fatto la foto, addirittura è partito il countdown. No, aspetta, scusa, dov'è che l'hai incontrato? Al Gym Medical, ovviamente. Ah, no, infatti. 5, parte il countdown, 5, 4, chi... io ho detto, sorry Aaron. Chi no, mentre Lello l'ha incontrato al J-Medical, Ramsey era in ciabatte col giornale sotto la scella che stava ritirando la posta da fuori. Era in ciabatte veramente. Abita lì, vive lì, è casa sua. È andato a ritirare il giornale che gli ha lanciato fuori dalla porta. C'era il postino che ha lanciato. Il bicchiere del bottetta del latte. E i biscotti e Celello lì, ciao. Bene, su questa scena direi che possiamo concludere questo video folle. Una bella chiacchierata, dai. Ma hai fatto una bella sottolineatura, chiudo al volo. Vai. Su quella questione, la Juve sta prendendo 22enni, 23enni con una discreta esperienza. C'è. Che hanno futuribilità a dei prezzi, secondo me, abbastanza sostenibili per essere appunto di questa. La Juve ha queste possibilità e secondo me la mossa saggia. E tempo fa ho fatto una live, una chiacchierata con Armanini e Alberto Medici, che è un esperto economo di sport, eccetera, e diceva che questo era il modello Bayern Monaco. Prendere il 22enne, il 23enne, se arriva a scadenza a 30 anni, però devi avere anche la capacità di mollarlo. Però abbiamo scoperto una calda. Chi? Abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè nel senso... No, dicevo, la Juve, per esempio, come hai detto tu prima, Higuain, Ronaldo, investimenti a perdere, perché quella parabola poi scende del valore del calciatore, mentre adesso stiamo iniziando, secondo me, quest'altro sistema è molto molto meglio. Però sai qual è il problema? È che il modello Bayern Monaco, il Vlahovic, te l'avrebbe preso a 6 milioni. A gratis, chiaro. È quello lì tutta l'unica differenza. Infatti, non so se avete letto, ma... si diceva che su Zaccaria c'era proprio il Bayern Monaco, che erano già lì così pronti a zero. Però alcune squadre si ribellano a questo sistema. Io ricordo che il Leverkusen fece carte false per darci Vidal, anche a meno rispetto a quello che aveva offerto il Bayern di Monaco. È l'uno su mille. Quindi il modello Bayern Monaco è e sarà sempre inimitabile. Inimitabile, tanto, impossibile. Lo dicono proprio i dirigenti. Sì. Ci arriva un'offerta da una squadra e X. Ti arriva la Juventus e X per due. È il modello Bayern Monaco. Però per concludere, è il discorso che Allegri ha esasperato fino alla nausea. Quest'anno io credo che l'abbia ribadito 60 volte e arrivi a dire che sì, che palle, non dirlo più a un certo punto.
dei giovani che non sono giovani ma sono con meno esperienza. E te lo dirà fino alla nausea, però poi traduzione sul mercato, Vlaovic che è giovane con esperienza, Zaccaria che è giovane con esperienza, si arriverà Zaccaria ne ha a... 25 Lucone. Sì, beh, non è vecchio, nel Non è senso... vecchio, ho però capito, ne ha cioè, 25. se nel calciomercato a 7 milioni mi compri dei No, 25enni, no, vada Dio, vada Dio. io firmo adesso per farlo sempre, No, con sì, questa qualità però qui. diciamo come concezione di giovane, ecco. Per me fino a... cioè, è ancora giovane Zaccaria, cioè non me la Sì, sento di dire te, che è vecchio. umanamente, Ma anch'io sono no, '97 ma sul anche giovane. sportivamente, Kino, anche Sì, cioè, sportivamente. magari sportivamente deve raggiungere ancora l'apice. Appunto, cioè, secondo me fine, Sì, quello sì. no, non devi acquistare i trentenni. Ecco, i trentenni, No, per quello. dire, il dubbio del rinnovo su Dybala, secondo me è sacrosanto, perché è un giocatore che compie 29 anni e me lo porti fino ai 34, per quanto io ami Dybala. Io lo capisco il ragionamento della Juve che ti dice, però aspetta un attimo, questo è quello che ci ha impicciato, Khedira, Higuain, Mandzukic, Alexandro, i famosi rinnovi multimilionari, è questo qua che ha ingolfato il motore della Juve. Quindi ci sta a ragionare, poi se arrivano a pensare che Dybala è quell'eccezione all'interno di un progetto, perché comunque non è che tu puoi fare una squadra di 23 anni e basta, ci saranno i giocatori esperienza, i giocatori che sanno cosa vuol dire vivere la Juventus, i Chiellini, i Bonucci. I Dybala di domani, ci sta che poi fai dei ragionamenti, delle eccezioni per determinati Beh, abbiamo giocatori. preso Gatti, ragazzi, di prospettiva perché sappiamo già che Chiellini è una certa. Arrivederci e grazie. Io lì invece. Si è liberato anche il numero. Io lì ti faccio la provocazione, l'ho detto anche nel video di prima. Chi lo voleva Gatti? Il toro. Il toro. Ah, Bremer dici dopo per arrivare a Bremer? Può darci. Sono abbastanza convinto Se che va via De Ligt piano. è possibile che la Juve vada a investire su Bremer, sicuramente. Ma anche banalmente, proprio su Chiellini, nel discorso Chiellini. E occhio che se non andiamo al mondiale, davvero Chiellini potrebbe ragionare su Sull'addio. l'addio. E quindi quest'estate c'è bisogno di. Bene, queste sono tutte briciole che abbiamo Sì, lanciato. supposizioni, ipotesi che comunque sì, trovano secondo me un riscontro Logico, realistico. Sì, logico. logico. Basta, finirli. Bene, ragazzi, grazie per la chiacchierata. Video lunghissimo, è venuto fuori bene. Chino, colpo gobbo, vi lascio ovviamente i tag dei canali qui sotto in descrizione e vi ringrazio per questa collaborazione in un'ultima giornata di mercato davvero folle, dopo una settimana E che folle. ancora non è finito. Madonna. Madonna. Va bene, chissà stasera alle 8 che cazzo succede. Sciamoliamo. Fammelo fare con Sciamoliamo. lui. Sciamoliamo. Il gallese in Galles, vai. Solo così sciabolo, infatti. Ciao ragazzi, grazie ancora. Sono Ciao. sfocatissimo, non so perché.